campionato, una squadra fortissima in tutto, fisicamente, tecnicamente, praticamente, mentalmente, e il mio desiderio era quello di essere competitivo, essere al loro livello quasi, e credo che oggi usciamo dal campo forti e fortificati nello spirito, perché ribaltare un 1-0-2 contro lo Spezia vuol dire che c'è qualcosa di importante sotto. Questo è un risultato che suggella questa prima parte di campionato, no? Adesso se ne apre un'altra, c'è una svolta, adesso si apre un altro campionato, però essere stati all'altezza dello Spezia, perché a caldo, ma mi sembra di poter dire che sono stati quantomeno al loro livello, magari loro hanno dimostrato in certi momenti qualcosa di più, però un secondo tempo così, dopo aver preso il secondo gol dopo 5 minuti, credo che ribaltarlo non era cosa da poco. E questi ragazzi comunque non finiscono mai di sorprendere e trasmettono continuamente un senso di appartenenza forte, di questo ti ringrazio. Visto una squadra che ha un carattere che rispecchia il tuo. Ma però per me è più facile in campo la stanchezza, l'avversario forte, le negatività che del gol subito, no. sono stati bravi loro, perché questa partita 3-4 mesi fa l'avremmo persa 5-6-0, no? Ai primi mesi del campionato una partita così ci avrebbero asfaltato. C'è una crescita forte di questo gruppo, anche i due nuovi dopo 3 giorni che sono con noi hanno dato il 100% di quello che era nella loro condizione in questo momento, e sono orgoglioso di questi due ragazzi perché sono calati con un'umiltà del gregario, cosa che loro non sono due giocatori importanti, e sono far parte di questo gruppo da sempre, e sono due giocatori di carattere che hanno contribuito oggi a una rimonta storica, sembra una parola un po' grossa, però nel mio piccolo, nel nostro piccolo, abbiamo fermato una corazzata e fermata anche bene. Mister, una partita decisa dagli episodi, perché poi singole situazioni hanno in qualche modo comportato questo 2-2, questi 4 gol. Devo dire che però c'è stato un giocatore che ha cambiato veramente il vostro modo di stare là davanti, che appunto è Dell'Acqua, che tra l'altro mi dicono che non avrai più da domani. Perché Dell'Acqua, a seconda di quello che mi fanno vedere i giocatori, io li propongo. Dell'Acqua, penso che neanche i suoi compagni avrebbero pensato che oggi avrebbe fatto dei minuti. Invece per me in settimana si è allenato benissimo, cosa che nelle ultime settimane non ha fatto. Io sono stato molto arrabbiato con Dell'Acqua, lui lo sa, se lo chiamate lo dirà, perché è un ragazzo sincero. Perché io pretendevo molto di più da lui nelle ultime settimane, purtroppo non è colpa sua, il mercato, i procuratori, le chiacchiere disturbano le cose, i ragazzi di 18, 19, 20 anni non hanno la mentalità di sopportare la richiesta o la chiacchiera e metabolizzarla e giocare in una certa maniera. Dell'Acqua sono due settimane che si era assentato dal gruppo, la settimana scorsa Dell'Acqua non si è reso disponibile per la partita contro il Belvedere, per un infortunio martedì andava come il vento. E ha fatto una settimana straordinaria, siccome io non servo rancore, io premio chi merita perché il legnano viene prima di tutto, Dell'Acqua oggi è entrato e gli ho fatto i complimenti perché ha cambiato la partita. Però adesso lui, io non so se va via o non va via, no, questo è una cosa, che mi è stata detta, però magari... Ma io non lo so, sono dinamiche che vanno anche oltre. Per certo, lo dava per certo uno scambio con un giocatore Fujibonsi. Che io mi cascasse in testa se so una cosa del genere, tu mi conoscete, io ho tanti difetti ma non sono un black, non lo so. C'è da dire una cosa, che il mercato aperto così turbative ne crea, perché comunque, ripeto, le voci ci sono. A me però personalmente anche la mensa sento dire che va via, però sono due partite che lo butto dentro a 10 minuti di guardare alla fine, perché fatti contingenti mi porta a fare questo. Di Dell'Acqua sono veramente contento, perché ha delle qualità importanti, deve diventare adesso un metodo, deve smettere, non è più un ragazzino, a 20 anni ormai il calcio ha fretta, a 20 anni si deve essere già pronti mentalmente, perché lui ha tutto, fisicamente, tecnicamente, può giocare a qualsiasi livello.
deve sbloccarsi un po' la testa, e il ragazzo in settimana ha lavorato in maniera divina e oggi è entrato e mi ha dato. Ecco, mister, questo Spezia rispetto al girone andato, diciamo, meglio voi, meglio anche lo Spezia. Ma io ho esordito questa conferenza stampa dicendo che abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato su tutti i punti di vista, e è una squadra importante, e credo che sia stata anche allestita a fronte di grossi sacrifici, perché è una squadra pesante come nomi, come curriculum. Ben allenata, ben guidata, pubblico meraviglioso, squadra che c'entra poco la C2 con la seconda divisione. Credo che sia stata la squadra più forte, credo che oggi comunque la partita sia stata veramente godibile, divertente, perché che oggi... il tenere il gioco magari. No, quello non so più, purtroppo è dura perché è un massacro. Giocare su questo campo è veramente faticoso. La palla corre poco, le gambe si appesantiscono, ecco perché 4 gol, tante belle azioni, tanto agonismo, fanno veramente piacere. Però per la sua domanda non credo di essere smentito facilmente se dico che è la squadra più forte del campionato, che oggi però ha trovato un avversario che gli ha tutto testa. Sì, ma aspettavamo il recupero per farlo prima, no, perché lo Spezia nelle ripartenze con quei due fenomeni che là davanti era sempre pericoloso. Andare a prestare il fianco troppo presto, no. È stato bravissimo Gaeta che fuori siamo già nel recupero, mi ha allertato, perché io convinto che non avesse ancora chiamato il tempo, invece aveva già chiamato, abbiamo dormito un po' in panchina. Purtroppo mi era stato espulso il mio addetto all'arbitro, che è precisissimo in queste cose, e ho perso un po' il riferimento. Grazie a Gaeta che era lì dietro e mi ha ricordato la cosa, abbiamo fatto questa cosa per le palle alte, in effetti. Poi Marietti ha fatto il gol di piede, quindi insomma siamo stati fortunati, perché non è certo una cosa da scrivere troppe righe, che Marietti vada a fare la punta, però è stato veramente bravo, suore di capitano, che è stato bello, no? L'epilogo giusto, il nostro capitano che fa il gol del pareggio. Sono contento per lui, perché è un ragazzo merito. Sui gol presi, due episodi... Io la sfortuna credo relativamente, siamo noi che in questo momento ci manca sulle palle native la giusta cattiveria. Il primo gol è una castroneria nostra, perché eravamo 4-1, è Cilona che è saltato con paura, l'ha pizzicata, è passato in mezzo alle gambe del difensore, che non è sfortuna, queste palle qui non vanno subite, come non dovevamo subire pareggi domenica scorsa. Però il secondo per una spinta e subito dopo subissero un'altra spinta. Sì, sì, il rigore poteva ammazzarci, perché 2-0 con lo Spezia dopo 5 minuti di secondo tempo, dopo che hai dei propositi bellicosi, ti poteva ammazzare. Invece, io però sinceramente non so dire se il rigore c'era o non c'era, perché ci fosse meno rigore non so, perché è un casino di una mischia lì davanti. Mi è sembrato che la stessa situazione si era creata nell'area loro su Marchetti 5 minuti prima, sul calcio d'angolo in uscita, respinta, Marchetti è stato trattenuto nella stessa maniera che ha fatto David Silva su cosa, però gli episodi poi dire, si determinano per quello. Però insomma, meno male che siamo riusciti a fare il 2-1 subito, se no sarebbe stata contro questa Spezia sarebbe stata impossibile poi pareggiarlo. E anche Furlana.